Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si fa a verificare qual è la velocità della propria connessione ADSL. In particolare la mia connessione è molto lenta, vedrete in quale condizioni dobbiamo gestire questo canale YouTube. Allora, ho trovato questo sito che è molto carino, che si chiama Open Speed Test. Open significa che non utilizza né tecnologie Flash né Java, quindi è un sito web che è raggiungibile con qualsiasi tipo di browser e con qualsiasi tipo di sistema operativo, quindi Windows, Linux e sistemi operativi Mac, all'indirizzo openspeedtest.com, che è molto veloce perché non utilizza nessuna di queste tecnologie un po' complicate che certe volte, diciamo, vengono utilizzate per costruire i siti. Vediamo, è sufficiente, vedete, poi vi dà l'indirizzo IP. Questo è il mio indirizzo IP, ma ovviamente è dinamico, quindi cambierà non appena io cambio la connessione. Premiamo il tasto, facilissimo, Start Testing Speed, e vedete che lui inizia il test, ovviamente del download. Vedete che ci dice Mbps. Noi possiamo notare che questa B è scritta minuscola. Che cosa significa? Che questi sono megabit. Vedete, a noi ci dice che io ho una connessione che scarica a 3,9 megabit. Se noi pensiamo che siamo in un momento in cui in Italia ci sono digestori che offrono 1000 megabit, cioè 1 gigabit, questa è la conversione, 1000 megabit sono 1 gigabit, io sono a 3,9 megabit al secondo e sto tentando di gestire un canale YouTube con questo tipo di connessione, addirittura 0,58 in upload. Allora ricordiamoci che quando la B è piccola sono megabit, ma se io devo scaricare un film, dato che i film per esempio me li danno in megabyte, come faccio a capire qual è la differenza? Ricordiamoci che lo speed test ci ha detto che la velocità di scaricamento è 3,9 megabit. Allora andiamo in un sito, semplicissimo, basta scrivere in un qualsiasi motore di ricerca, convertire da megabyte a megabit o da megabit a megabyte, e noi vedete che qui noi selezioniamo da megabit a megabyte e scriviamo 3,9 con il punto perché purtroppo nel mondo anglosassone noi mettiamo la virgola, nel mondo anglosassone mettono il punto per i decimali. Facciamo convertire. Che cosa significa? Vedete, noi abbiamo fatto da megabit a megabyte, lui si sta sbagliando perché noi abbiamo fatto megabit, lui dice megabyte, riproviamo un po', tentiamo che rifacciamo un po', facciamo così, riandiamo perché lui si sta sbagliando in maniera incredibile. Perché ci dice 30, ecco, adesso ci ha preso, vedete? 3,9 megabit sono 0,48 megabyte, ma allora ancora io non riesco a capire bene. È sufficiente fare una semplicissima, vedete, adesso ha preso la virgola perché si è reso conto. Se noi andiamo nell'indirizzo, vedete che ha messo Italia, quindi si è reso conto che il locale italiano bisogna mettere la virgola. Se noi facciamo una semplicissima conversione, allora sono 3.900.000 bit, e qui ci scriviamo bit, e noi gli chiediamo in kilobyte per esempio, perché vogliamo capire proprio quanto ci metto a scaricare. E vedete che lui dice che la mia connessione in download, facendo questa semplice conversione, dato che questo sito mi ha detto che è 3,9 megabit, io gli ho detto quindi 3.900.000 bit in kilobyte, viene 476 kilobyte veri e propri, quelli veri e propri. Allora adesso vediamo se questo è vero, cioè secondo lui la mia connessione può scaricare intorno ai 476 kilobyte al secondo. Che cosa significa? Che se io ho un file di 476 kilobyte da scaricare, ci metto un secondo. Questo è il significato di questo tipo di conversione. Facciamo finta di scaricare un qualsiasi file, ad esempio scarichiamo un Linux, vedete, stiamo scaricando la versione 18.04, significa la versione del mese 4 dell'anno 2018 a 32 bit, facciamo download e vediamo il mio browser che cosa mi dice. Vedete qui in alto a destra il mio browser sta gestendo il download e a tutti gli effetti ritorna. Vedete che qui in maniera corretta KB, la B è maiuscola, che cosa indica? Che questi sono byte al secondo, non sono bit. Quindi, siccome praticamente un byte è 8 bit, noi bisogna stare attenti. Quando ci vendono queste connessioni, dicono a 1000 megabit, ma se io devo scaricare per esempio un film che è da 1 gigabyte, non significa che ci metto un secondo,
D'accordo, perché quelle in realtà non sono un gigabyte, ma sono un gigabit al secondo, quindi devo fare la conversione, dividere per 8 e vedere che ci metto un pochino di più. Quindi stare attenti che quando vi vendono queste connessioni a DSL, i valori di scaricamento sono sempre nominali e sono in bit. Quindi la connessione, per esempio, super ultra veloce a un gigabit, che sarebbe 1000 megabyte, 1000 megabit, in realtà non ci garantisce di scaricare un film da un gigabyte in un secondo, perché un byte e un bit sono delle cose differenti. Un byte sono 8 bit. E vedete che la mia connessione, che era stata data per 3,9 megabit, cioè per 3.900.000 bit, in realtà si riduce in byte a 476 kilobyte al secondo, e lo vediamo perché quando tentiamo di scaricare effettivamente qualcosa, vedete che infatti è molto vicino, perché noi stiamo scaricando a 400-445 kilobyte al secondo. E ricordarsi che se le persone che scrivono questo tipo diciamo di unità di misura sono competenti, la B del bit è piccolina e la B del byte è, diciamo, maiuscola. Quello che ci serve a noi di sapere, per sapere se la nostra connessione è effettivamente veloce, è in kilobyte, perché io scarico solitamente i file in kilobyte. Quindi se io devo scaricare un film da un gigabyte diciamo di occupazione della mia memoria di massa, se io ho una connessione da un gigabit al secondo non bisogna confondersi, perché non ci mette un secondo, ma ci mette di più. È sufficiente utilizzare questi siti, Open Speed Test, per vedere la velocità e rendersi conto, diciamo, di come funzionano queste cose. Poi convertire, questo c'è Convert Live, ma è il primo che mi è venuto per convertire da bit a byte veri e propri, e poi verificare effettivamente scaricando qualcosa da una fonte sicura, sapendo che questa fonte va molto veloce. Cioè, di solito i repository, io ho notato per la mia connessione lenta, i repository di scaricamento del sistema operativo Linux sono tra le cose più veloci che riesco a scaricare. Infatti si approssima molto al mio limite massimo di scaricamento. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.